Ciao ragazze, bentornate sul mio canale. Oggi video haul tutto dedicato a NYX, una marca che io conosco poco, diciamo, perché ho provato pochi prodotti a causa della scarsa reperibilità in negozi fisici. Prima NYX si comprava su siti che rivendevano dal resto d'Europa, dall'Inghilterra se non mi sbaglio, poi da Machichialia, poi insomma ora NYX sta facendo venire fuori dei negozi proprio fisici in varie città d'Italia, tra cui il centro commerciale Campania, dove io ho fatto questi acquisti. E sono stata appunto in agosto e sono stata felicissima, infatti al centro commerciale ho fatto proprio un giro veloce proprio nei negozi dove più mi interessava andare, negozi che principalmente non ho qua a casa. Spero che lo mettano anche in Toscana e principalmente a Firenze e Prato, spero tanto ai Gigli. Comunque il ragazzo, il commesso, che tra l'altro ha capito che ci sapevo fare con gli acquisti perché mi vedeva molto ben calata nella parte, mi fa a un certo punto: senti, io non ti ho calcolato tra virgolette, ma non perché non mi interessa seguirti, è che c'erano anche altre persone, le vedevo un po' più sperse, te ti vedevo bella brava, presa insomma lì a fare le tue cose, non ti ho voluto dar fastidio, però sappi che se vuoi un consiglio ci sono. E infatti lo saluto, vabbè non vedrà mai questo video, però lo saluto, è stato gentilissimo. E poi mi ha detto che forse dovrebbe aprire anche a Firenze, perché comunque si dovrebbe espandere un po' in tutta Italia. E comunque, scontrino alla mano, vi vado a far vedere i prodotti che ho scelto. Mi sono dimenticata di prendere due cose di NYX, cioè due cose, sono usciti gli ombretti liquidi matte, erano già usciti quelli metallici, sono usciti matte, io mi sono dimenticata totalmente di guardarli, alcuni li ho sbocciati sulle mani, poi ho detto poi dopo ci ritorno a prenderli, cioè ci ritorno, ero andata a un altro stand e poi mi sono dimenticata, perché quando non hai un negozio vicino a te sono troppe le cose che devi vedere. Ma stamattina mi è arrivato l'ordine di Machichialia. E infatti vi faccio vedere queste cose di NYX in questo ordine. Apro l'ordine di Machichialia un attimo, così dopo vi faccio vedere che cosa ho preso. Comunque su Machichialia gli ombretti liquidi matte ancora non c'erano. C'è ovviamente il sito per acquistare i prodotti NYX con spedizioni gratuite sopra i 50 euro, quindi più avanti sicuramente magari farò qualche ordine dal sito. Ora che mi sono resa conto un po' anche dei prodotti, ho potuto vederli almeno una volta dal vivo. Mi stavo toccando l'unghia perché ad aprire queste confezioni ti spacchi le unghie. Comunque andiamo per gradi e parto dalle sopracciglia. Ho deciso di prendere due matite per le sopracciglia. La prima è una matita, diciamo, classicona nel colore espresso, che è quello che ho utilizzato io oggi per le sopracciglia. La chiamo classicona perché è una semplice matita dal formato normalissimo, che si tempera e appunto il colore è espresso, e c'è lo scovolino in questa maniera fatto a pettinino. La cosa buona che ho visto per quanto riguarda i fondotinta, che poi vi faccio vedere, e comunque anche la scelta delle matite per le sopracciglia, è che ci sono veramente tantissime colorazioni. Alcuni brand hanno presente il colore per bionde, castane e quelle proprio nere, le morone, come si dice, boh, vabbè. E invece qua ci sono veramente tante sfumature, tante gradazioni. Questa qua è l'espresso, l'ho trovata molto morbida, forse un po' più indicata per il periodo autunno-inverno, con temperature comunque un po' più fresche. Sono andata a fissarla con quel gel colorato Gimme Brow, come si chiama? Sì, di Benefit, quello colorato sempre marroncino. Sono andata a fissarla con quello perché veramente la sentivo troppo morbida. Ora, non è burrosa che vi si espande per tutto il viso, però rispetto ad altre tipologie di matite l'ho sentita morbidina. E questa si chiama Eyebrow Powder Pencil. Questa è costata 7,90 euro e all'interno ci sono 1,4 grammi di prodotto, scadenza a 36 mesi.
Poi ho preso un'altra matita un po' più professionale, sempre per le sopracciglia, che mi ricorda molto la matita per sopracciglia di Benefit, la Precisely My Brow. Questa invece l'ho pagata 10,90 €, costa 3 euro in più e qua ci sono 0,09 grammi di prodotto, quindi costa in più e c'è meno prodotto, però è una matita diversa. Questa viene con anche il cartoncino che poi sicuramente andrò a cestinare. La matita è questa qui, l'ho anche già utilizzata, si chiama NYX Micro Brow Pencil, infatti è quella dalla punta estremamente fina e sottile. Di questa ho preso una colorazione diversa, ha la punta retrattile ed ha un tratto veramente molto molto sottile, qua si possono andare a ricreare veramente i peletti e questa mi ha stupito in positivo tantissimo. Anche qua è presente lo stesso scovolino, molto comodo e pratico, e questa è nella colorazione, questa la fanno in Corea del Sud, questa matita. Sarebbe fantastico sapere anche la colorazione, brunette, forse ve l'avevo anche già detto, non lo so, perdonatemi. Comunque si vede tantissimo la differenza, vedete, del tratto, questa è molto più sottile ed è veramente fantastica perché con questa ricreate ogni singolo pelettino, mi è piaciuta proprio tanto tanto tanto. Comunque poi casomai vi faccio vedere anche i prodotti all'azione. Poi sono avanti, sicuramente volevo provare l'Epic Ink Liner, sono usciti tantissimi eyeliner nuovi sempre della linea, diciamo, Epic Ink, cioè un ml di prodotto, questo è waterproof ed è costato 10,90 €, più o meno quanto quello di Sephora, che sono, diciamo, quelli che più si avvicinano al famosissimo tattoo liner di Kat Von D, che io non ho mai provato ma che sicuramente proverò, nella colorazione nero, ed è un eyeliner per occhi in penna. Con quello di Sephora mi sto trovando divinamente perché sta durando, nonostante sia un prodotto in penna mi sta durando tantissimo, quindi mi aspetto molto da questo eyeliner che sinceramente, ragazzi, scusatemi ma non vi vado ad aprire perché appunto sto utilizzando quello di Sephora e non voglio far partire il pau per l'eyeliner, voglio aprirlo quando veramente lo utilizzo. Comunque qua potete vedere la punta ed è quello, uno dei più famosi di NYX, ecco. Poi mi ricordo bene l'iter che ho fatto, sono passata agli ombretti e poi sono andata nel reparto viso e ho deciso di prendere la palette di illuminanti, la Strobe of Genius. Non utilizzo tantissimo gli illuminanti, ma quest'estate ho utilizzato fisso l'Obsessed di Nabla, è scavatissimo, non lo so, ho visto questa palette e mi ha ispirato. La palettina è questa ed è costata 19,90 €, quindi sicuramente non poco, però all'interno sono presenti 7 illuminanti, c'è anche la plastichina protettiva e questi sono tutti gli illuminanti, li vedete un po' piatti, però ora ve li vado a swatchare. Ok, questi sono gli illuminanti, questi qua sopra sono i 4 della prima fila e sono un dorato, molto dorato, due rosati, questo e questo, e questo è un lilla, mentre sotto li ho fatti in verticale e sono questi tre, difficile far vedere gli illuminanti. Comunque diciamo che l'ho presa per provare un prodotto nuovo, cose di cui non ho molto, se mi voglio divertire con qualche illuminante anche un po' più particolare, più freddo, tipo questo qua lilla, questo qua lo trovo molto adatto adesso al periodo un po' più, dove siamo un po' più abbronzati, abbiamo un po' più di colore. E quindi questa è la palettina. Mentre un prodotto che sapevo già di voler swatchare per vedere se poteva piacermi anche dal vivo, l'avevo visto in vari video, ed è la palettina occhi Cosmic Metals. Questa costa 9,90 €.
Questi sono gli ombretti e mi ha stupito non tanto visivamente quando poi sono andata a swatchare gli ombretti. Aspettate, prendo una salvietta. Eccoli qua, questi sono i colori. Io ho fatto una passata molto semplice, cioè ho appoggiato il dito e ho swatchato. E la particolarità di questi ombretti è che sono molto cremosi, nonostante sia una palettina low cost, e anche vibranti. Non vedo l'ora di farci un trucco. Questa secondo me meritava di essere presa, ve la faccio rivedere. Poi veniamo a due prodotti per il viso adesso. Allora, uno lo volevo assolutamente provare, swatchare, vedere un attimino se mi poteva piacere come consistenza, e si tratta del Total Control Drop Foundation, il famosissimo fondotinta liquido in gocce. Qua dietro vi dice anche come vi suggerisce quante gocce mettere a seconda della coprenza che volete. Infatti light 2 gocce, medium 3, full coprenza totale 4 gocce di prodotto. Questo fondotinta è molto caro perché infatti la NYX è un brand strano, perché per determinati prodotti è low cost, per altri prodotti no. Allora, costa 15,90 euro, e voi mi direte, vabbè, costa quanto quello di Kiko e di Wycon più o meno. Eh no, perché qua ci sono 13 ml di prodotto, quindi di solito un fondotinta ne ha almeno 30, e questo invece ne ha soltanto 13. Infatti la confezione è molto piccina, io pensavo infatti che il tester fosse più piccolino, invece no, vedo questi pacchettini microscopici, ho detto va bene. Infatti la boccetta è microbissima, piccola, perché ovviamente sono 13 ml di prodotto, 24 mesi di scadenza dall'apertura, e niente, ero troppo curiosa e l'ho voluto prendere. Come descrizione prodotto non ci dice niente. Comunque, io l'ho preso nella colorazione numero 07, poi lì in negozio c'era anche la dicitura, non mi ricordo com'era, comunque ho preso una colorazione chiara. Non so se l'ho presa giusta, perché ero troppo abbronzata per ricordarmi di come ero nella realtà. Adesso lo vedrete eccessivamente chiaro, ma poi per il periodo invernale andrà bene. Ora sembra che ho una chiazza, che ho tipo un problema della pelle, e mi è piaciuto perché l'ho trovato molto setoso, e mi piace questo fatto che si possa decidere la coprenza sul volto. Non so quanto possa essere veritiera questa cosa, nel senso che a volte dei fondotinta dicono sì, sono coprenti, però sono spessi sul viso. Ecco, da questo fondotinta mi aspetto abbastanza. Mentre ero alla cassa, il ragazzo mi dice, ma forse non hai visto, non so se ci hai fatto caso, c'è un nuovo primer a base di oli che è una novità, tante guru sul web, su Instagram fanno questi micro tutorial dove lo utilizzano, e io ho detto, fammi sentire un attimo. Praticamente si tratta di un primer liquido, questo sono 20 ml di prodotto e costa 14,90 euro, che ho già utilizzato questo 2 volte. È un primer oleoso a tutti gli effetti, poi sul sito c'è proprio la scheda tecnica del prodotto, e Hydra Touch Oil Primer. È una figata questo prodotto, perché, però secondo me è adatto solo e soltanto per pelli normali o secche. Ne basta veramente 2 goccioline, ha un packaging molto carino, vedete? Così è aperto, quando è abbassato è chiuso, e ha sempre il concept dei fondotinta, vedete? È in gocce. In questa maniera lo potete applicare direttamente sul viso, oppure mettere sulla mano e poi prelevarlo, oppure metterlo su un altro dito.
Io mi ci sono trovata benissimo come base anche del fondotinta in polvere di Wycon, lo devo provare poi con sopra un fondotinta liquido. Va a idratare molto bene la pelle, l'inci non è neanche così pessimo come mi immaginavo, perché ho detto oh mio Dio cosa ci sarà dentro. Invece no, perché il primo ingrediente è l'olio di mandorle dolci, poi c'è l'olio Cartamus tincorius, poi c'è l'olio di jojoba, la glicerina, no, glicerina, il caprilate, altri 2-3 ingredienti e poi c'è il tocoferolo. E ha un odore buonissimo, vi volevo far vedere l'inci, però forse farete prima a vederlo dal sito, perché ora sta mettendo a fuoco, ma sono lontana, cioè sono lontana, è scritto veramente piccolissimo, forse dal sito si vede meglio. Non è per niente pessimo come ingredienti, di solito i primer hanno degli ingredienti osceni, e invece questo non è per niente male. La cosa divertente è che questo si può mischiare anche a dei fondotinta che per voi risultano troppo corposi, troppo densi, serve per andare a diluirli, quindi lo potete utilizzare sia come primer a tutti gli effetti che anche come strumento che vi va ad agevolare per altre tipologie di prodotti. Non so se mi sono spiegata, ho fame, mi sta andando in pappa il cervello, non mi arrivano più zuccheri perché siamo a ora di pranzo. Vi faccio vedere in questo video direttamente le NYX Lingerie per gli occhi. C'erano altre colorazioni che mi piacevano, ma erano sold out. Queste costano 6,90 euro se non mi sbaglio, 6,50 euro su Maquillalia. E queste le ho prese approfittando della promozione che Maquillalia ha fatto su tutto il sito per quanto riguarda la sezione occhi, c'era il prendi 3 e paghi 2. Quindi ho preso 12 prodotti. Ma 4 mi sono venuti gratis, infatti ho risparmiato tantissimo. Ho avuto 4 prodotti gratis e poi nell'altro ordine vi faccio vedere che cosa ho preso. Comunque, ora vi vado a svocciare il numero 02 che è la Rose Pearl e la numero 08 che si chiama New Romance. Non mi ricordo quali erano le altre che volevo, ma non c'erano, erano sold out. Mi si è spenta la fotocamera, non mi ricordo che cosa vi stavo dicendo. Comunque, queste due sono le tinte. Forse c'è troppa luce, eccole qua. E sono la numero 02, questa e questa la numero 08. Sta maledetta mette a fuoco me e non le tinte. Sono bellissime e si sono asciugate subito. Bisogna vedere insomma com'è la resa poi sull'occhio. Le potete utilizzare sia come ombretti unici per fare un trucco utilizzando sulla palpebra mobile solo queste, oppure come base per enfatizzare qualche ombretto in polvere che avete. E niente ragazze, questo è tutto il video. Spero di esservi stata utile in qualche modo. E niente, io vi mando un bacio grande. Fatemi sapere, ah, ecco, fatemi sapere i vostri prodotti di punta NYX, così almeno magari casomai aprono uno store, casomai farò un ordine sul sito, mi segno i prodotti che mi consigliate anche voi. E niente, vi mando un bacio grande, ciao e al prossimo video.